In questo file studiamo l'andamento del campo elettrico e del potenziale elettrostatico generati da una sfera metallica carica che può essere sia piena o anche cava, quindi vuota all'interno, con il metallo che sta solo in superficie. Nei due casi vedremo che non cambia niente, dal momento che il campo elettrico all'interno della sfera piena o cava è comunque uguale a zero. Cioè non c'è campo elettrico all'interno, questo si chiama schermo elettrostatico o gabbia di Faraday. Immaginiamo per cominciare che la sfera sia piena di metallo e che sia carica, per esempio con una carica Q negativa. Il processo di carica dura una frazione di secondo e dopo un attimo gli elettroni che sono stati dati alla sfera si redistribuiscono sulla sua superficie e si fermano, infatti stiamo parlando di elettrostatica. Quindi a parte un brevissimo momento iniziale che gli elettroni si sistemano sulla sfera, poi la situazione si stabilizza e trova immediatamente un equilibrio. Le cariche elettriche non si muovono più e questo ci assicura che all'interno non c'è campo elettrico. Se infatti ci fosse un campo elettrico farebbe muovere le cariche elettriche, che sono tantissime, perché ricordiamo che un metallo è pieno di elettroni di conduzione che sono liberi di muoversi, in media ne sono uno o due per atomo. Se siamo in condizioni di equilibrio vuol dire che non si muovono, quindi non c'è campo elettrico, altrimenti si muoverebbero tutti questi elettroni qua dentro. Siccome poi non c'è movimento di elettroni neanche in superficie, questo significa che in superficie un eventuale campo elettrico è sempre rivolto perpendicolarmente alla superficie stessa. Se infatti avesse il campo elettrico anche una componente tangente alla superficie, assisteremmo a un flusso di elettroni che si spostano lungo la superficie stessa. Queste due conclusioni, che il campo elettrico all'interno è nullo e che in superficie è perpendicolare alla superficie stessa, valgono non solo per una sfera metallica, ma per qualsiasi conduttore di metallo, di qualsiasi forma. Altrimenti assisteremmo a un movimento di elettroni all'interno e in superficie dell'oggetto di metallo carico. Tornando alla sfera, sappiamo invece che al di fuori, quindi R maggiore del raggio, la sfera genera un campo elettrico, rappresentato da questa linea rossa, che diminuisce con la distanza come 1 su R al quadrato, cioè l'inverso del quadrato della distanza. E conosciamo anche la formula del campo elettrico, KQ su R alla seconda. Sappiamo in particolare che questo campo elettrico è lo stesso che genererebbe una sfera della stessa carica elettrica, però con tutta la carica concentrata nel centro. Questo vale dal raggio in poi, R maggiore di R. In particolare il valore del campo elettrico in superficie è dato dalla stessa formula con R minuscolo uguale R maiuscolo. Cioè dobbiamo calcolare il campo elettrico sostituendo alla distanza dal centro proprio il raggio della sfera e questo quindi è il valore del campo elettrico in superficie. Qui si tratta di un valore negativo perché la sfera è carica negativamente, quindi la carica elettrica ha il segno negativo. Se la sfera fosse stata carica di segno positivo, i grafici sarebbero rovesciati e si troverebbero nella parte sopra, cioè il campo elettrico avrebbe questo valore quassù. E non sarebbe rivolto verso l'interno della sfera, ma sarebbe rivolto verso l'esterno. Il valore del campo elettrico in superficie si può anche scrivere sigma su epsilon, dove sigma è la densità di carica superficiale, data dal rapporto tra la carica che sta sulla sfera e la superficie della sfera. Infatti, partiamo dalla formula del campo elettrico in superficie, al posto della costante K scriviamo 1 su 4 pi greco epsilon e riconosciamo nel rapporto Q diviso 4 pi greco R alla seconda la densità di carica superficiale. Quindi il campo elettrico in superficie è sigma, densità di carica superficiale, diviso epsilon, questa formula qua, che è valida in generale non solo per una sfera metallica, ma per qualsiasi conduttore di qualunque forma, che genera sulla sua superficie sempre un campo elettrico perpendicolare alla superficie stessa, verso l'interno o verso l'esterno, a seconda che sia un conduttore carico negativamente o positivamente, e il valore del campo elettrico in superficie è sempre dato da questa formula, anche se il conduttore non è sferico. Quindi vediamo che è un campo proporzionale alla densità di carica superficiale. Questo genera l'effetto punta, come vedremo nel video successivo. Ora passiamo al grafico del potenziale elettrostatico, qui colorato in blu. Sappiamo che al di fuori della sfera, R maggiore di R, il potenziale ha questo andamento qua, questa formula KQ su R, quindi si smorza
con la distanza come l'inverso della distanza stessa 1 su R. Sappiamo anche che ha lo stesso segno della carica sorgente, quindi in questo caso è una sfera di carica negativa, quindi il potenziale è negativo e per questo motivo è disegnato nella parte inferiore del grafico. Se la sfera fosse stata carica di segno positivo, anche il grafico del potenziale l'avremmo ritrovato quassù in alto. Il valore del potenziale in superficie si ottiene, come nel caso del campo elettrico, sostituendo a R minuscolo il raggio della sfera, quindi questo è il valore in superficie. Poi ricordando che all'interno non c'è campo elettrico, significa che il potenziale all'interno della sfera è costante e vale quanto il valore in superficie. Il motivo è che sappiamo che i campi elettrici vengono generati dalle differenze di potenziale. Siccome il campo elettrico non c'è all'interno della sfera, è lo schermo elettrostatico, allora vuol dire che il potenziale non ha variazioni. Se avesse delle variazioni, per esempio se diminuisse, allontanandosi dal centro, allora il campo elettrico sarebbe generato all'interno della sfera verso l'esterno. Quindi tutto l'interno della sfera è equipotenziale. E anche la superficie è equipotenziale, cioè il potenziale in ogni punto della superficie è lo stesso. Se infatti non fosse così, se per esempio il potenziale in questo punto fosse maggiore del potenziale in quest'altro punto, allora ci sarebbe un campo elettrico che nasce proprio da questa differenza di potenziale che spingerebbe le cariche convenzionalmente positive dal potenziale più alto al potenziale più basso, o in questo caso, visto che sono elettroni, la sfera è carica negativamente, gli elettroni si sposterebbero dal potenziale più basso a quello più alto. Quindi dovremmo vedere un movimento di elettroni in superficie, mentre invece abbiamo detto che stiamo in elettrostatica, situazione di equilibrio, quindi non c'è nessun flusso di cariche da un punto all'altro della superficie, questo vuol dire che il potenziale in superficie è uguale dappertutto. Infine, con il teorema di Gauss per il campo elettrico, si può dimostrare che all'interno non c'è carica netta in nessun punto della sfera all'interno. E questo vale non solo per la sfera, ma per qualsiasi conduttore metallico, di qualunque forma. Questo non è in contraddizione con quello che abbiamo detto prima, che la sfera è piena di elettroni liberi, anche all'interno. Perché tutti questi elettroni liberi, uno o due per atomo, si trovano comunque a muoversi nel reticolo cristallino, dove gli atomi sono ioni positivi, proprio perché hanno perso ciascuno uno o due elettroni. Quindi abbiamo un mare di elettroni liberi all'interno di un reticolo cristallino formato di ioni positivi. Quindi all'interno del conduttore metallico abbiamo tanti elettroni liberi quanti sono gli ioni positivi del reticolo e non c'è carica netta all'interno. Se la sfera ha un eccesso di carica, come in questo caso perché è stata caricata negativamente, allora l'eccesso di carica si dispone sempre e soltanto in superficie. Si chiama effetto pelle, perché la carica si dispone soltanto sulla pelle del conduttore metallico. Come del resto è logico, pensando che gli elettroni si respingono tra di loro e quindi cercano di allontanarsi il più possibile gli uni dagli altri e perciò si sistemano sulla superficie del conduttore metallico. La stessa cosa varrebbe se la sfera fosse carica positivamente. Allora possiamo immaginare per convenzione che le cariche positive, in realtà sappiamo che sono carenze di elettroni, però immaginiamo per convenzione delle cariche positive che si respingono tra loro e si dispongono quindi alla maggiore distanza possibile le une dalle altre, quindi sulla superficie del conduttore metallico.